In pieno svolgimento a Francavilla Fontana la prima stagione artistica 2013 di Castelli Imperiali, organizzata dall'amministrazione comunale della città di Francavilla Fontana sotto la direzione artistica del maestro professor Antonio Curto. La rassegna si articola in 13 appuntamenti concertistici, tutti di altissimo profilo artistico, l'ultimo dei quali si terrà domenica 9 giugno 2013. Il pubblico presente nella sala della musica dedicata al musicista francavillese Antonio Mogavero ha potuto ascoltare un originale concerto dedicato alla musica ebraica. Un programma diciamo che trae basi sulla, diciamo, sulla musica popolare ebraica, quindi di ispirazione anche molto religiosa, e non poteva appunto cadere nella domenica antecedente, appunto la domenica delle Palme. È una stagione che sta andando, io direi, anche ben oltre le previsioni, tenuto conto che è la prima che allestiamo qui al Castello Imperiali ed è la prima stagione che così di ampio respiro. Infatti gli appuntamenti sono 13, abbiamo iniziato il 10 marzo scorso e terminerà l'ultimo appuntamento il prossimo 9 giugno. È un progetto che abbraccia tutta un po' la musica ebraica, sia la parte sefardita che la parte aschenazita. Questo, diciamo, è una cosa ancora più originale, perché mentre molti conoscono la musica klezmer, la lingua yiddish, perché meno male è una musica che abbiamo ascoltato anche tante volte nei film che riguardano la Shoah, invece la musica sefardita, che risale a ben 500 anni fa, è un po' sconosciuta ancora al popolo, e quindi noi ci teniamo a divulgare anche questa parte della musica ebraica, che è più vicina a noi perché riguarda gli ebrei che vivevano in Spagna e perché anche la lingua è più facilmente comprensibile, perché si tratta di giudeo spagnolo.